occhio il fischio, qualche timido applauso di incoraggiamento. Forza Ciccio! Confermato ancora Potenza nell'undici titolare. Eccolo qui, partiti, è cominciata Nardò, Real Aversa. Grande apertura qui per Caputo, l'aggancio è così e così, poi riesce a metterla a terra bene dopo. Caputo è una finta, vuole la sovrapposizione di Nicolau che arriva velocissimo, ma ci sarà calcio d'angolo. Ma dovrebbe andare dentro Caputo, ci sono le torri, ci sono i saltatori, ma è uno schema per Mengoli che può calciare al volo, ci prova, ottima soluzione. Sterza Faiello, trova Ziello, sembra un gioco di parole, Ziello ci prova, palla alta dalla porta di Milli. Parte Caputo, palla che passa, poi rimane lì Romeo, girata davvero numero 9, ha segnato Samuele Romeo e il Nardò è avanti. Gran sinistro di Romeo e primo gol. Mengoli manca il pallone, rimane lì, prova ad avanzare Chianese che calcia. Milli riesce a bloccare, nessun problema. Prova ad avanzare. Zona tiro qui di Chianese che continua a calciare dal limite dell'area. La rincorsa di Caputo, palla sul secondo palo, Torros, il pallone rimane lì e c'è il gol del 2-0 di Nicolau, ancora da calcio d'angolo, stessa situazione precedente con il colpo di testa di Torros, la ribattuta è Nicolau. Ziello, zona mancino, Ziello trova un'imbucata per Negro che sbaglia lo stop, poi prova a rimediare, tiro rimpallato e Milli non riesce ad evitare il calcio d'angolo. Cross dentro per Negro che stacca di testa ma non trova la porta. Che rinnova il duello con Ziello, poi da terra riesce a servire Potenza. Potenza contro Mariani, Potenza cross, diventa quasi un tiro, la testa di Caputo per il 3-0. E grandissima partita, non preciso Papa che non la trattiene, sul secondo palo c'è Caputo che di testa incorna la Real Aversa 3-0. È tutto pronto, cominciato il secondo tempo, Nardò 3, Aversa 0. Pallone dentro, arriva Faella dall'altra parte che si mangia un gol clamoroso. Cancelli, Rimoli, si muove, Rimoli, sterza, Rimoli. Palla dentro per Granado, Granado salta il portiere, Granado perde il tempo per calciare, poi serve Torros, comodissimo per il 4-0, grande inserimento tra le linee di Granado. Chianese servito, Chianese ne ha tre addosso, però Chianese prova un tiro cross direttamente tra le braccia di Milli. Caputo va dentro, è morbida la scucchiaiata, Mengoli ci hanno riprovato qui, termina sempre alto. Parte Chianese, palla dentro De Giorgi, ma rimane lì pericolosamente, poi forse una spinta, si gira, non trova lo specchio della porta Negro. Prova una conclusione qui, lontanissima dallo specchio della porta. Qui prova ad andare Faiello, ci atterra Caputo, l'inserimento qui prova con la punta, in stile calcetto Chianese, a battere Milli, palla che termina sul fondo. Rimanere rintanato nella prova a metà campo, Negro qui prova a calciare, soltanto illusione ottica. Riprova adesso ad accenderla Chianese, con il pallone pendiaie che si coordina, non trova però lo specchio della porta. Parte Scialpi forte ma non preciso. Qui si mette in difficoltà, Cancelli, zona tiro, Cancelli! La piazza e arriva un gol meritatissimo dopo una splendida prestazione, come al solito, di Cancelli. Se l'è cercato qui, ha preso l'angolino, Cancelli e sono 5. Granado, manca solo lui al festival del gol. Granado passa, gran giocata, Granado! Sfiora la traversa, grandissima giocata. Arriva a 3, finisce qui la manita del toro, sono 5-0 contro l'Aversa.